Siamo qui alla cavallerizza di Palazzo Sambuca, sede della nostra fondazione, per fare l'ultimo appuntamento elettorale a favore di Leluca Orlando. La fondazione si occupa prevalentemente di arte contemporanea e di progetti culturali su tutto il territorio siciliano e connettersi con varie realtà internazionali, come per esempio siamo partner già da due edizioni con la Biennale di Venezia. Personalmente sostengo Leluca Orlando perché ho partecipato con Francesco Giambroni ai programmi dell'arte contemporanea in quella mitica stagione del Rinascimento. Conosco le enormi capacità di Leluca e conosco anche le grandi difficoltà che ha Palermo in questo momento. Che cosa rimane del centro storico? Perché il centro storico con la prima giunta Orlando è stato un cavallo di battaglia. L'assessore al centro storico sono io. Sera abbiamo voluto fare una serata un po' diversa rispetto a tutti gli altri appuntamenti elettorali. Il tema era cultura, impresa, innovazione e territorio, perché crediamo fondamentalmente in questi quattro elementi che poi sono anche gli elementi il quale caratterizzano la nostra fondazione. Credo che la presenza del professor Orlando sia una presenza importante per, in particolare per quelli che sono gli interessi della fondazione sensibile all'arte, i miei interessi specifici, imprenditore che è vicino al centro storico. Leluca Orlando lo interpretò in maniera assolutamente autorevole, ma è importante e credo che potrà riprendere un percorso che era stato modificato, alterato negli ultimi anni. Spero che possa riportare l'attenzione dell'Europa nei confronti di Palermo. Ho fatto un incontro molto bello con tutte le associazioni di categoria degli operatori economici di Palermo, dagli agricoltori, agli artigiani, agli industriali, ai commercianti, e abbiamo quasi stipulato un patto unanime con tutte le categorie produttive di scrivere insieme il programma di sviluppo della città di Palermo.